Non possiamo fare oramai tanti discorsi. Siamo, come dicevo prima, alle ultime battute della campagna elettorale, adesso bisogna incominciare a trarne i risultati, arrivare alla parola finale e spiegare a noi stessi, ma soprattutto agli elettori, perché bisogna votare centro-sinistra e perché bisogna votare soprattutto al Senato in Calabria Partito Socialista. Noi ci troviamo dinanzi ad una scelta. Da un lato il centrodestra, impersonato, guidato nuovamente da Berlusconi, il quale anche in questa campagna elettorale ci ha fatto assaggiare quello che è uno spirito ironico che abbiamo assaggiato negli anni passati, che ci ha anche entusiasmato e che poi ha comportato conseguenze fortemente negative per il nostro paese, addirittura facendo arrivare il paese ad essere giudicato veramente in maniera poco anche urbana da parte degli altri paesi europei, non solo. Premier che accoglie altro premier con il cucù, il premier che per giustificare qualche cosa fa parlare addirittura Mubarak, il premier che fa il segno al premier danese, il premier che per risolvere anche vicende di carattere familiare addirittura per parlare di cacciare, no, esprime giudizi in un certo modo nei confronti proprio del premier danese. Una situazione veramente imbarazzante, che diceva che tutte le cose andavano bene perché gli aerei erano pieni, i ristoranti pure. Oggi purtroppo siamo in una condizione in cui le famiglie non riescono a comprare il latte, le scarpe ai figli, perché lui ci ha abituato a dire che tutto bene, va tutto bene, non ci sono problemi. Quindi non credo che il popolo italiano si può affidare nuovamente ad un personaggio che aveva 800 deputati più alla Camera, una grossa maggioranza al Senato della Repubblica, e poi ci ha consegnato il governo dei tecnici.